Benvenuti a casa nostra. C'è un nuovo weekend, vuol dire un nuovo video. Oggi faremo la bellissima torta della talpa, eccezionale per bambini e famiglie. Allora, benvenuti a casa nostra. Oggi è una tipica torta americana, ricorda un poco le montagne della talpa nel giardino quando scava per venire fuori, è bellissimo per i bimbi. I nostri ingredienti sono per la base 150 g di farina con 50 g di cacao e un cucchiaio di pane di angeli, già mischiato tutto. Poi abbiamo 100 g di margarina, 2 uova e 100 ml di latte. Per il nostro ripieno abbiamo di bisogno 60 g scoglie di cioccolato e 2 confezioni di gelatine in polvere. Per comodità abbiamo già mischiato tutto. Poi ci servono 6 cucchiai di acqua fredda e 500 ml di panna e 3 banane. Iniziamo a accendere il nostro forno. Mettiamo a ventilatore e mettiamo a 170 gradi. Iniziamo con la nostra teglia a mettere il burro dentro così non si attacca. Mette pure il bordo. Ora mettiamo i nostri ingredienti nella nostra planetaria. La farina. La margarina, due uova, e il nostro latte. Giriamo tutto con la frusta, prima un po' lento, e poi per 3 minuti più forte. Questa è la consistenza che dovete avere, bello cremoso, senza grumi. Ora il nostro impasto mettiamo nella teglia.
Ora mettiamo tutto negli angoli. Cercate di fare l'impasto più dritto che è possibile, così c'è bella una piattaforma, vedete? Quando il vostro forno ha raggiunto la temperatura, mettete nel forno la vostra base. E mettiamo l'orologio a 30 minuti. Vi ricordo che questo tipo di impasto non crescerà molto di volume, ma dovrà diventare bello spugnoso. Allora ho tirato fuori la nostra torta e ho lasciato raffreddare un poco l'impasto. Ora togliamo il bordo. Eccolo lì. Ora cercate di togliere la teglia qua sotto e spostate la torta sul portatorta e senza che si spacca. Andiamo un po' intorno. Prendiamo una paletta. Fate molto attento che non si spacca la torta, che rimane intera, che è importante. Ora prendiamo un'altra ciotola e facciamo un bordo di 1 centimetro, cioè quasi. Fate attenzione con il coltello che non andate troppo in fondo e non spaccate tutto sotto. Ora cominciate a scavare piano piano e mettete cosa tirate fuori nella... Sandman Remixes, www.djsandman.com. Mi raccomando, non andate troppo sul fondo della torta. Ora prepariamo le nostre banane. Togliamo la buccia.
Tagliamo la banana per lungo. Ben vi saluta pure. Ben! E mettiamo sulla torta. Mi raccomando che la banana è bella matura, non verde, già un po' molle. Così funziona meglio. Così potete tagliare pure come... Importante di riempire tutti gli spazi. I vostri bambini ameranno questa torta. Ora andiamo a montare la nostra panna. Potete pure fare con un frullatore semplice se non avete la planetaria. È pronto, è bella montata. Ora prepariamo scaglio di cioccolato con le nostre bustine in polvere gelatine. Ora con l'acqua insieme. E deve essere veloce girato. Ora aggiungete la panna in due volte al composto. Mischiate da sotto verso sopra. Soundman Remixes, www.djsoundman.com. Il composto deve essere cremoso ma non troppo duro. Ora mettiamo sulla torta, che è bello rotondo, come fa la talpa in giardino. Iniziate da fuori verso l'interno. Ricordatevi che è creato una montagnetta e non appiattire. Soprattutto qua sopra. Ora prendiamo la torta che abbiamo messo a parte prima, scavato. Ora mischiamo un poco con le mani, che sono i grumi. Ah.
partiamo dall'esterno verso l'interno per coprire la torta. Cerchiamo di chiudere tutti i buchi bianchi. A piacere possono fare pure i vostri bambini sto lavoro. Fate lavorare pure, che si divertono. Come vedete, è la ricetta perfetta per i vostri bambini, che possono aiutare, divertirsi e passare un po' di tempo. Ora mettiamo la torta per 2 ore nel frigo, così si può tagliare. Be giving it up because I word is true. Every day the day is brighter. Don't bother fight. Every man for reach a height and come to know them on a rise. I respect one another and I need that aside. Never lose sight of the light. Speriamo che vi è piaciuto il nostro nuovo ricetta e potete condividere sul social network. Vi fa un grande piacere. Come vedete, come sempre sono una mamma, non sono una cuoca di 3 stelle e faccio le ricette semplici. Allora, buon weekend e arrivederci da casa nostra!